Perché cioè se io mi compro un dominio su internet, decido io quello che ci starà poi sul mio sito. Ok? Quindi il primo spunto di riflessione, vorrei, su questo ci riflettiamo insieme, non c'è né giusto né sbagliato, è solo proprio un puro pensare, riflettere. E il primo punto è, allora, la Ant Label mette questo prodotto e lo dà gratis. Tra il musicista e l'utente, qual è il filtro di mezzo? Generalmente parlando, escludendo le Netlabel, filtro di mezzo è la casa discografica, quindi in quel caso è la casa discografica che ti dice tu devi sentire questo, fondamentalmente, no? Cioè io ti metto a disposizione questo e non un altro perché decido di produrre questo artista e non quell'altro. La Netlabel questo limite non ce l'ha, perché la Netlabel non deve fare i soldi dal prodotto che mette a disposizione, lo mette a gratis. Quindi a quel punto, però dici sì, vabbè, allora ok, io mi apro una Netlabel, chiunque trova un pezzo, tanto glielo metto su internet, bella, una cosa bellissima, ok, però c'è cioè, la qualità a questo punto e vi chiedo a voi, chi è che diventa a quel punto filtro? Scegli cosa non ti slicca. Cioè anche secondo me è il punto di forza.